Prima importante verifica strutturale per la diga di Chiauci, gigantesca opera realizzata in provincia di Isernia di vitale importanza per tutta la Valle del Trigno fino alla costa di Vasto San Salvo. Nel suo enorme invaso sono stati riversati i primi 4 milioni di metri cubi. Per la piena funzionalità della diga dovranno essere eseguite altre prove con immissioni di volumi d'acqua sempre maggiori per verificarne la tenuta. Di volta in volta sarà svuotata e poi riempita. L'opera sarà considerata definitivamente compiuta nel 2013. Il risultato ottenuto premia la tenacia degli amministratori del Consorzio di Bonifica Sud che, stando alla dichiarazione del presidente Marchetti, non hanno avuto vita facile. Mi consenta di dirle, non cedendo a minacce e a ricatti, perché oggi lo possiamo dire, si arrivano a questi risultati, che i due presidenti di regione firmeranno un accordo per la definizione del DMV, del flusso minimo vitale. Questa opera rappresenta anche un esempio della concreta collaborazione tra le due regioni. Queste le dichiarazioni dei due presidenti, Chiodi e Iorio. Sono due regioni che insomma hanno molto in comune, problemi simili, una storia molto insomma simile. E tra l'altro ci sono anche delle ottime relazioni, io poi tra l'altro sono per metà molisano e quindi la mia madre era molisana, per cui lei capisce bene che tipo di attenzione c'è. E poi si sta lavorando bene, devo dire anche col presidente Iorio, che presidente che tra l'altro è anche il nostro vicepresidente della conferenza delle regioni, quindi devo dire sempre coinvolto in tutte le questioni che riguardano le regioni, anche l'Abruzzo, che, sempre con una grande disponibilità. E naturalmente noi abbiamo invece dei problemi che abbiamo risolto con questa diga, problemi che per tantissimi anni hanno danneggiato il nostro sistema agricolo, il nostro sistema industriale con vere e proprie carenze. Seguiamo la logica del 50% per l'utilizzo dell'acqua, per lo sviluppo idroelettrico, noi stiamo puntando peraltro in maniera particolare anche sull'utilizzo turistico di questo lago. La crisi c'è, le difficoltà sono tante, ma non si possono fermare le opere pubbliche. È in questo senso che abbiamo ascoltato il senatore del PDL Fabrizio Di Stefano. Beh, è chiaro che proprio la crisi ci deve far riflettere, cioè gli investimenti, quelli che si riescono a fare, devono essere ponderati, devono essere finalizzati dei risultati concreti, come proprio il caso di Chiauci, perché qui si dimostra anche che la sinergia tra due regioni riesce a dare risultati concreti. E oggi, al di là della constatazione dei risultati avvenuti, c'è anche questo protocollo d'intesa che significa la volontà delle due regioni, che poi d'altronde storicamente erano sempre state unite, di continuare un lavoro di interconnessione per raggiungere risultati analoghi. E questo va sicuramente scritto a merito delle due regioni e dei due presidenti che oggi stanno siglando giustamente con soddisfazione questo accordo. E di vittoria importante parla l'assessore regionale per le politiche agricole Mauro Febbo. Ma è una vittoria importante perché salvare un'opera come questa, perché stavamo rischiando di perdere il finanziamento e quindi non vederla completata, era un'altra beffa ai nostri concittadini. L'abbiamo saputo lavorare, devo dire che il nuovo CDA del Consorzio di Bonifica, il presidente Marchetti, hanno fatto un'opera ottima. Oramai siamo alla fase conclusiva, finalmente abbiamo questo serbatoio, perché oggi in questo momento è solo un serbatoio, ma comunque diventerà presto effettivamente una diga. Per questo territorio risolviamo il problema civile, quindi per le abitazioni, risolviamo il problema agricolo, risolviamo il problema industriale.